organizzare questa serie di seminari su Stato minimo e Stato sociale, libertarismo e welfare state, che si articolerà su 4 incontri, di cui oggi abbiamo il primo, sulle radici del pensiero libertario contemporaneo, con la relazione di Marco Bazzani, che ringrazio, e poi successivamente avremo un incontro con una data da definire su minimianarchismo e politica sociale, a partire da Robert Nozick. E successivamente, dopo che ci prendiamo la pausa estiva, avremo altri due incontri, il 22 ottobre e il 12 novembre, minimianarchismo e le politiche sanitarie, e poi successivamente libertarismo e liberalismo, il 12 novembre. La data dell'incontro su minimianarchismo e politica sociale, cioè il prossimo incontro, è ancora da definire, vediamo se fissarla entro fine giugno oppure a fine settembre. E davvero ringrazio Nicola per questa iniziativa, che penso che sarà interessante. Grazie Matteo e grazie anche al Centro Inaudi per ospitare questo ciclo di incontri. Dirò veramente due parole per introdurre, per spiegare l'idea alla base di questo ciclo di incontri, e poi introdurrò il nostro relatore di oggi per il seminario. Diciamo che l'idea di questo ciclo di incontri nasce nel 2014, si voleva allora organizzare un evento, una conferenza per celebrare l'anniversario della pubblicazione di Anarchia, Stato, Utopia di Nozick, come era già stato fatto anni prima per Rawls. Poi in realtà il tempo è trascorso, non si è riuscito a organizzare la cosa nell'anno e si è pensato di allargare un po' la prospettiva e considerare quali sono i contributi di questa tra l'importante tradizione di pensiero politico, il libertarismo, che si ricollega ad una delle tradizioni classiche, forse alla tradizione classica del liberalismo, no? E considerare quali sono le implicazioni di questa teoria per lo Stato sociale. Questo si collega in modo molto stretto allo spirito di Well, quella sezione del laboratorio di politica comparata e filosofia pubblica che considera il rapporto tra studi normativi, filosofico-normativi e studi politologici con riferimento alle politiche sociali. Dal punto di vista normativo, se vogliamo, la tradizione del libertarismo rappresenta la sfida più seria e più consistente alle politiche di welfare e allo Stato sociale. Considerare come si sviluppa questa critica è passo rilevante nel percorso di analisi dei presupposti normativi, dei fondamenti normativi dello Stato sociale. La lezione di oggi sarà una lezione introduttiva in cui il professor Marco Bassani ci parlerà delle radici del libertarismo contemporaneo. Il professor Bassani è professore di storia delle dottrine politiche e di storia del pensiero politico contemporaneo all'Università degli Studi di Milano. Si è occupato prevalentemente del federalismo, di autori del federalismo statunitense, in particolare di Jefferson, a cui ha dedicato vari studi, altri studi sul liberalismo, e ha curato anche una sorta di enciclopedia dei concetti fondamentali del federalismo. Detto ciò, cedo volentieri la parola a Marco Bassani per la lezione. Grazie. Grazie Nicola, grazie a tutti per l'invito, a me fa molto piacere essere qua e discutere di un argomento che fa arrabbiare, ve lo dico subito, per cui io tutte le volte che mi trovo a discutere di queste cose vengo quasi fisicamente aggredito e non sto scherzando, anche a tante volte magari faccio fare una tesi a uno studente sul pensiero di Rothbard, eccetera, e vedo un tale rigore da parte dei colleghi che devo frenarli, perché se no si scatenerebbero quasi fisicamente contro lo studente. E io dico: scusi, se sta esponendo le tesi di Rothbard, che è morto nel 95, lo lasci stare, la prego, poi vediamo. Capisco che lei ami lo Stato, lo ritenga indispensabile, cioè lo Stato è qualche cosa di più di un'opzione all'interno, diciamo, non è una nulla a che vedere con quello che ci viene tipicamente presentato come un semplice strumento per giungere a decisioni collettive. Lo Stato del tutto evidentemente, questo lo capivano i grandi teorici che hanno strutturato proprio lo Stato da Baudin in poi, lo Stato è una religione, lo Stato non è alla ricerca di una religione civile, è la religione civile stessa. E
in questo paese in particolare, naturalmente, questa cosa ha molti adepti. Ricordo anche alcune conferenze che ho fatto in luoghi che non dovrebbero essere apparentemente così poco favorevoli al libero mercato, una volta dai giovani imprenditori di Torino, stato aggredito enormemente, tante altre volte la Bocconi, eccetera. Io mi difendo solo così, dico, scusate, in questo paese vi parlano costantemente di liberalismo selvaggio e avete visto solo lo statalismo selvaggio. Se volete toccatemi, finalmente vedete un liberista, no? Sono cose anche, dovete avere almeno un interesse, come se foste allo zoo, perché in realtà è qualcosa di cui parla costantemente, ma che proprio non esiste all'interno del panorama né politico né culturale di questo paese. Quindi io, al di là della mia, sempre della mia adesione, mi fingerò ancora più aderente a queste idee classiche del libertarismo americano per rendere la cosa più interessante, però spero di non suscitare in questo senso il vostro, la vostra riprovazione. Una cosa che io faccio assai spesso con i miei studenti quando parlo, inizio a parlare soprattutto dei paradigmi di Hobbes, che sono l'eredità vera di Hobbes che ha lasciato all'interno delle scienze sociali e che continuano a raccontare, da allora in poi agli individui non comperebbero mai se non esistesse un'autorità centrale sanzionatoria, al di là delle costruzioni della scientificità che Hobbes credeva essere assoluta, della sua costruzione, delle discussioni sulla scienza del Seicento, lasciamo stare, la vera eredità è: senza un'autorità coercitiva centrale non può avvenire nessun tipo di cooperazione fra gli uomini, perché come voi sapete benissimo, in realtà ciò che nasce con il Leviatano in Hobbes non è lo Stato a tutela di qualche cosa di preesistente, ma è il tutto, cioè il governo, la società civile, tutto è possibile soltanto sotto l'egida del Dio mortale e del Leviatano. Allora, molto spesso mi piace iniziare queste discussioni ed è un paradigma su cui sono quasi tutti d'accordo, cioè gli uomini sono incapaci di cooperare senza di questo. Siccome il paradigma centrale che viene attaccato dai libertari, forse conviene proprio partire da questo. Allora, assai spesso io inizio a raccontare, vabbè, ci sono due persone, per i miei studenti non dico che devono trafficare in cocaina, eccetera, però sicuramente in un mercato illegale. Allora immaginiamo che vogliono scambiare 1 milione di euro in contanti con diamanti per l'equivalente di 1 milione di euro. Perché lo vogliono fare anonimamente? Perché c'è una tassazione, che ne so, in questo paese del 3%, che loro non vogliono pagare la pena per evadere questa tassa, 5 anni di galera, e non si vogliono conoscere, così se arrestano uno non fare il nome dell'altro, tutto perfetto, si mettono d'accordo e dicono: allora scambiamoci questa cosa passando in questa radura a mezzanotte, tu lasci da una parte la borsa con i soldi, io dall'altra parte lascio i diamanti, tu prosegui la cosa, nessuno si incontrerà mai, non sapremo nulla, e il tipo torna a casa, quello che deve acquistare, abbiamo un piano perfetto. Poi dice: un momento, ma io perché mai dovrei portargli 1 milione di euro? Non lo vedrò mai più, non vedrò lì, non lo incontro, potrei portargli dei fogli della carta di giornale, no? Dopodiché, se una persona appena sofisticata penserà lo stesso ragionamento, però lo sta facendo lui, perché mai dovrebbe mettere là dei diamanti e non dei sassolini di nessun valore? E a questo punto chiunque ragioni appena appena, non c'è bisogno di essere un teorico dei giochi per capire che la strategia dominante è fogli di carta di giornale. Ossia, se io metto dei fogli di carta di giornale e dall'altra parte lui mi ha messo delle pietre e non i diamanti, non perdo nulla. Se lui invece ha messo i diamanti, guadagno 1 milione di euro in diamanti. Non c'è problema. Secondo individui autointeressati, con lo schema hobbesiano, nessuno dovrebbe, all'interno di mercati illegali, il punto è cruciale, in cui non mi posso rivolgere a nessuna autorità centrale, all'interno di questi mercati illegali le cose non potrebbero accadere. E quindi non c'è dubbio, quindi non accadono. Sapete, accadono o non accadono secondo voi? Sapete perfettamente che tutte le sere vengono scambiate all'interno dei mercati illegali cocaina, più tipicamente, ma anche diamanti e tutto il resto, la gente non fa altro che scambiare a prescindere da
resistenza con autorità sanzionatoria. Chiunque conosca la giustizia italiana sa perfettamente che il fatto che i contratti vengano rispettati in Italia è dovuto, non so se al buon cuore degli italiani, ma non certo al sistema sanzionatorio, perché ci vogliono 12 anni per avere ragione in media, e quindi ormai è diventata una barzelletta, sì, mi citi in giudizio in Italia, quindi questa autorità sanzionatoria in questo paese non esiste più. La semplice esistenza di contratti rispettati, in assenza ormai realistica di autorità sanzionatoria, perché i giudici tribunali praticamente non esistono più. Anche se uno guardasse anche il diritto penale, la media, non sto scherzando, del tempo passato in galera per uno stupro è 6 mesi. Il fatto che c'è il reale, la media per una rapina a mano armata è 1 anno e 4 mesi, quindi il fatto che vengano infatti in realtà commessi così pochi reati in assenza di una vera autorità sanzionatoria dimostra forse che il paradigma russiano non regge così tanto a una seconda analisi. Quindi sì, questa è la prima cosa che vi direi, per dire che forse tante analisi dell'idea di una società che si auto-organizza al di fuori di un forte apparato sanzionatorio forse non sono tanto fantasticherie, già che già accade, sta accadendo all'interno delle nostre società che al contrario sono interamente statizzate. Allora io direi che il primo punto di partenza per distinguere i conservatori classici dai libertari è la famosa frase di Tom Paine, no? Quando dice: mentre la società è sempre costantemente una benedizione per tutti, nel suo stato migliore il governo non è altro che un male necessario. Quindi il conservatore è colui il quale metterebbe, sì, mi piace, metterebbe like, no? Mi piace questa frase, sì è vero, nel suo stato migliore è, non è altro, comunque è un male necessario di cui naturalmente non si può fare a meno. Ma il punto dei libertari americani è proprio che si tratta di un male che costoro considerano niente affatto necessario. Il vero padre del libertarismo contemporaneo, questo Rothbard, un pensatore che è morto 20 anni fa, nel 1995, un altro che diede alcuni contributi a quel libro, era il figlio di Milton Friedman, David Friedman, negli anni 70. C'è questa romanziera di origini russe che poi ha litigato con tutti, aveva un carattere particolare, Ayn Rand, e Rothbard scrive, sono appendici, almeno quando ha litigato con Ayn Rand sono contento perché ero stanco di essere chiamato Rothbard, perché ovviamente manteneva un forte accento pur essendo andata da giovane negli Stati Uniti, e altri sono Walter Block e tutti questi altri personaggi. Che scrisse un interessante saggio, Difendere l'indifendibile, quando aveva 25 anni. La nascita, diciamo, del libertarismo americano e queste vicende sono molto, molto collegate al periodo degli anni 60, alla rivolta studentesca e a quelle che apparivano allora, secondo me, erano delle contraddizioni politiche abbastanza grosse che esistevano all'interno della destra repubblicana, in quella grande coalizione che era stata chiamata la vecchia destra, la alt-right, che era nata negli anni 30 per contrastare l'enorme concentrazione di potere che aveva creato Roosevelt nel periodo del New Deal, quindi contrastava, cioè, la distruzione dell'antico federalismo americano, tantissime altre questioni, l'ingerenza essenzialmente del governo nella pubblica economia, del governo federale. Nell'economia. Quindi questa coalizione che si era creata negli anni 30 era passata interamente nel corso della guerra fredda nel campo del Partito Repubblicano. Cominciarono però negli anni 60 ad emergere alcune questioni che misero in crisi questa alt-right, cioè arrivarono alcune persone che utilizzavano argomenti classici della sinistra, difesa dei diritti dei gay, difesa di tantissime questioni collegate tipicamente alla sinistra, contrarietà alla guerra del Vietnam, il contrario a tutto, e difesa del libero mercato a oltranza e dello stesso e in generale del capitalismo. C'è un episodio famoso del 1969
in cui all'interno di questa riunione, assemblea, diciamo, classica dei giovani repubblicani americani, Young Americans for Freedom, si alza un tipo e brucia la cartolina di chiamata di precetto alla leva, al servizio militare in Vietnam, che era la tipica cosa che facevano quelli di sinistra, il 90% che lo facevano. Quindi a un certo punto viene fuori un gruppo che è favorevole alla liberalizzazione delle droghe, contrario alla guerra del Vietnam, che è però totalmente allarmato dal crescente peso che ha il governo federale e anche i governi degli stati nella vita dei cittadini. E dall'altra parte vi è una destra invece militarista che è convinta che si debba difendere nella guerra fredda l'America, il mondo libero in generale, e quindi è una concezione militarista della nazione sensibile anche a certe questioni di carattere culturale e religiose che poi faranno capolino più chiaramente, prima come avevano già fatto capolino un po' con Barry Goldwater, ma soprattutto nell'80 con Reagan. Quindi le caratteristiche di questa vasta area culturale sono per un osservatore europeo qualcosa di assolutamente incomprensibile, perché in tutta Europa tutti coloro quali sono favorevoli ai diritti di qualunque minoranza, che siano omosessuali, drogati, la libertà di drogarsi, chiamano sempre in causa lo Stato. Non esiste una libertà che viene reclamata al di fuori della garanzia di sovvenzioni statali, della tassazione, eccetera. Invece l'idea è la difesa assoluta del mercato, la contrarietà a qualunque intervento dello Stato in campo economico e sociale, la difesa del diritto a portare le armi, all'autodifesa e così via, che però si coniuga con alcune altre difese tipiche che facciano parte già allora del bagaglio, del patrimonio della sinistra. E poi anche una cosa che in America è molto importante, in Europa no, perché lo sviluppo dello Stato moderno ha distrutto qualunque comunità bizzarra tranne i Rom, no, all'interno dell'Europa, in fondo anche quest'ultimo attacco, le ruspe, tutta questa discussione, perché tutto sommato sono gli ultimi diversi rimasti in Europa, mentre in America il clima non totalmente da Stato moderno accentrato ha fatto sì che alcune comunità sopravvivessero, ad esempio gli Amish, che è andato in alcune di queste comunità, e quindi la difesa di queste comunità dall'intervento pubblico, cioè proprio in questi anni, il cinquantennale, di quando hanno cominciato gli Amish a ribellarsi alla scuola pubblica, ci sono le foto di quando arrivavano i funzionari del governo a prendere i bambini Amish. E questa esistenza di una serie di comunità diverse in America ha portato all'aumento di spazi di libertà per tutti. In America si può non mandare i propri figli alla scuola pubblica, ma si può darsi, e 8 milioni di americani lo fanno, a quello che viene chiamato homeschooling, cioè scuola a casa, rifiutando le scuole di Stato o le scuole private parificate. Quindi rimane l'obbligo di istruire i figli, ma nella maniera che si richiede opportuno, e questo è nato dalla rivolta di alcune sette e degli Amish. Quindi si è interpretato con le categorie politiche europee classiche il libertarismo contemporaneo americano, ma come sono degli fanatici o chi è del libero mercato, per cui ok, in Europa si dice solo la pace, facciamo. Poi allo stesso momento vorrebbero che ognuno potesse fare quello che vuole con quindi i diritti certo di minoranze, tutti i generi, ma anche dei tossicodipendenti, non si capisce perché questa politica paternalista secondo la quale lo Stato decide cosa ti puoi iniettare dentro il tuo stesso corpo. In realtà quello che sostengono molti libertari americani è che si tratta semplicemente di una concezione liberale coerente, e coerentemente nemica della coercizione. Cioè la libertà deve essere veramente, ad avviso dei libertari americani, in ogni ambito e non soltanto all'interno delle libertà civili. E vorremmo addirittura, l'idea dei libertari è di ampliare il raggio d'azione della libertà, di mettere in concorrenza tutto, anche la protezione privata, la difesa e tutto il resto. Questo è un po' senza dubbio, senza alcun po' il tallone d'Achille, quella che è stata negli anni 60 e 70 la grande discussione dei libertari, perché i libertari, come è in
innamorati dell'esercito americano, soprattutto perché avevano paura dell'Armata Rossa, quindi l'idea di abbandonare la difesa, di lasciarla fare da un gruppo di boscaioli dell'Iowa appena armati, gli sembrava un po' una follia a fronte dell'Armata Rossa. Quindi tutti quei settori però, che soprattutto il settore appunto della difesa, della garanzia della sicurezza, che i liberali classici hanno sempre considerato monopolio assoluto dello Stato, venivano messi in discussione. Ecco, dal punto di vista quindi dei veri antecedenti storici, non c'è dubbio che senza un pensatore come John Locke il libertarismo contemporaneo è inimmaginabile, perché tutte le argomentazioni a favore della proprietà partono da una piena disposizione del proprio corpo, dall'autoproprietà, che è il vero fondamento della teoria della proprietà di John Locke. Soltanto qualche particolare ideologo squilibrato e poco conoscente, diciamo poco consapevole degli scritti di John Locke, può pensare che si tratta di una difesa della proprietà di beni esteriori. Parte effettivamente da una assoluta proprietà del proprio corpo con un proprietario, semmai con un coproprietario in cielo, perché proprio l'idea anche di rendere Dio sempre più l'uomo sempre più dipendente da Dio, purché sia sempre più libero da ogni altro uomo. E poi questa corrente classica di autoproprietà a partire dal proprio corpo incontra l'anarchismo americano individualista. Effettivamente nella tradizione americana l'anarchismo collettivista, l'anarcocomunismo che è tipico della tradizione europea, è essenzialmente un'importazione. Avviene con Marco Wolfman, tante persone che vanno negli Stati Uniti, ma precedentemente c'è una lunga tradizione di anarchismo da Alexander Spooner, Warren, Tucker e così via, che invece sono del tutto evidentemente anarco-individualisti e non hanno dei grossi problemi, hanno degli enormi problemi con lo Stato, il peso dello Stato, ma non criticano in alcun modo il capitalismo, il sistema capitalistico. Sapete bene che, al contrario, nonostante tutti i lunghi dibattiti, la critica del sistema capitalistico all'interno dell'anarcocomunismo non è mai esistita, è sempre stata enormemente debitrice nei confronti del marxismo, del plusvalore e di tante altre dottrine. Tant'è che pensate che in Italia è il primo che propose e tradusse un pezzo, il famoso compendio del Capitale, viene presentato da Cafiero, che era anarchico. Quindi dal punto di vista della critica non c'è nessuna differenza tra i comunisti e gli anarchici. L'anarchismo individualista americano non ha nessun problema con il sistema capitalistico, il problema rimane solo e esclusivamente con lo Stato. Se vogliamo vedere delle radici al contrario europee del libertarismo americano, sono da ricercare all'interno di quegli autori di lingua francese, Bastiat e De Maistre, soprattutto nell'Ottocento, due grandi scritti economisti, i quali, Bastiat in tante questioni, tante cose, in tanti saggi, molto brillanti, talmente brillanti che poi viene accusato di non essere scientifico, perché a volte chi scrive in maniera brillante non viene preso sul serio dalla comunità scientifica, bisogna essere noiosi come è alla media. Ma Bastiat che Molinari erano indubbiamente molto brillanti e ponevano alcuni problemi al monopolio in generale, cioè la critica del monopolio fatta dagli economisti di lingua francese dell'Ottocento è fondamentale anche per i libertari contemporanei. Non è un caso che della produzione della sicurezza, sulla produzione della sicurezza di Molinari sia stato ritradotto, ripresentato in inglese da libertari in tantissime occasioni. E questo articolo proprio del 1849 sta proposto sul Journal des Economistes, no? È una rivista classica, su cui avvenivano tutti questi dibattiti, parte dicendo: allora, noi sappiamo perfettamente che il monopolio nuoce a tutti, quindi trovarsi in una situazione di monopolio per la produzione di qualunque cosa non è bene per i consumatori, eccetera. Quindi siamo d'accordo. Quindi si producono, il bene viene prodotto in maniera non economica. Se c'è una legge economica che sappiamo, il monopolio non funziona. Se abbiamo deciso che il monopolio non funziona, perché mai dovrebbe funzionare nel campo del
la sicurezza sia prodotta meglio in regime di monopolio anziché da agenzie di concorrenza tra loro. Fa abbastanza sorridere che Nozick, che dedica l'intera prima parte del suo famoso saggio del 74, Anarchia, Stato, Utopia, proprio a fare vedere come possa legittimamente nascere da agenzie libere in concorrenza fra di loro uno Stato minimo, naturalmente comunque come possa legittimamente nascere, non riporti nulla di questi dibattiti che invece già all'epoca avevano 120 anni ed erano stati sentiti e proposti, che lui aveva sentito all'interno di circoli in cui capo era questo, cui Vatte era questa figura di Rothbard. Lo cita in una piccola nota e basta, gli Anarchia, Stato, Utopia, cosa che non gli ha procurato le grandi simpatie di tutti gli altri, al di là delle argomentazioni. Però per il mondo, per tutto il mondo, il libertario è sempre stato Nozick, mentre invece Anarchia, la parte sull'Anarchia è la confutazione della teoria libertaria, evidentemente, perché secondo la teoria libertaria, proprio a partire dalla concorrenza, doveva nascere una società libera e l'agenzia di protezione dominante non poteva in alcun modo compensare i propri clienti e quindi dare luogo alla nascita dello Stato. Infatti la critica di Rothbard si sintetizza nel titolo del suo saggio contro Nozick, che è l'immacolata concezione dello Stato, cioè il fatto che lo Stato possa nascere senza violare i diritti di nessuno. Quindi l'idea naturalmente era proprio una sfida, dice, ma allora siete convinti della bontà delle leggi economiche fino in fondo o no? E se siete convinti della bontà delle leggi economiche, perché dobbiamo ammettere un'eccezione in un campo preciso che è quello della produzione della sicurezza? Cioè il monopolio non funziona neanche nella produzione della sicurezza. In questo senso per cui c'è il monopolio da un lato e il socialismo dall'altro, il monopolio da un lato e la libertà dall'altro, e sotto il monopolio naturalmente bisogna ricomprendere anche tutte le idee che allora cominciavano a mettersi in strada, il socialismo e così via. Era un po' una provocazione, ma fino a un certo punto. Quindi quello che Molinari sta sostenendo per la prima volta probabilmente la possibilità di dissolvere tutte le categorie politiche all'interno del sistema economico, all'interno di ciò che effettivamente funziona e sappiamo per certo funzionare nel sistema economico, ossia l'obbligazione politica di lasciare il posto alla libera associazione, al contratto privato, alla coercizione. Quindi andava contro l'ultima icona, almeno nell'Ottocento, dei liberali classici, che era, beh, non per uno Stato come minimo, deve garantire la legge e l'ordine. La legge e l'ordine non possono essere altro che la ragione d'essere di ogni Stato, e lo Stato deve naturalmente esserci. Quindi esiste qualche cosa all'interno del libertarismo contemporaneo che riprende questa tradizione, che porta a dire che qualunque forma di monopolio è totalmente inaccettabile, anche quello che riguarda la sicurezza. E anzi, da questa situazione di monopolio dello Stato sulla sicurezza nasce tutta la pretesa che le classi al governo hanno nei confronti delle risorse e delle vite dei loro sudditi. Quindi la proclamazione dell'idea dei diritti individuali di fronte allo Stato è totalmente il tentativo, diciamo, di John Locke. Tutti i liberali e i libertari contemporanei partono da una constatazione che secondo me è assolutamente inequivocabile: il fallimento assoluto del liberalismo classico, cioè a 250 anni dalla pubblicazione dei due trattati sul governo, a 200 anni circa dalla pubblicazione dell'Esprit de Loi, c'è stato Auschwitz. Non è stato il contrario, cioè non è che prima è sorto lo Stato onnipotente e poi è venuto fuori l'idea di poterlo limitare. Cioè lo Stato non è mai, la vera utopia, diceva Rothbard, è quella dello Stato minimo, perché lo Stato si nutre di se stesso e crescerà costantemente. Quindi effettivamente se c'è un'utopia che è stata consegnata alla storia, effettivamente quella proprio dello Stato minimo. Dal punto di vista, in questo senso, il vero realista politico è Rothbard, almeno quando dice che l'anarchia non è un'utopia, però senza dubbio quando dice che si tratta, la vera utopia storica è quella dello Stato minimo, perché lo Stato cresce sempre
e si nutre di se stesso. Quindi dicevo, il punto di partenza filosofico è questa concezione dell'autoproprietà lockiana in cui l'individuo, il soggetto, nasce e si riconosce come proprietario di sé e al contempo riconosce gli altri come proprietari, come minimo del loro corpo, quindi di una sfera per certi versi inviolabile, che poi Locke fa l'errore, diciamo, di, secondo i libertari naturalmente, di ritenere, di poter dare in deposito al potere politico. Certo, ci nasce il potere politico legittimo solo per la tutela dei diritti naturali dell'uomo, infatti quello che è accaduto nel corso dello sviluppo dello Stato moderno è che tutte queste che Paolo Grossi chiama le mitologie giuridiche della modernità, la nozione di contratto, di diritto naturale, che certo erano anche state a tratti immaginate come un modo di limitare il potere dello Stato, sono state cambiate totalmente di segno nella loro costruzione e sono state utilizzate per aumentare il potere dello Stato, non certo per diminuirlo. Come se di fronte a John Locke, per fare un esempio banalissimo, John Locke ha una certa sensibilità che poi successivamente nel Settecento mutava, il governo, lo Stato, gli uomini che parlano a nome per conto dello Stato, hanno detto certo, siamo qua noi, diritti naturali, ci rendiamo conto della loro importanza, ci pensiamo noi alla vostra vita e alla vostra vita. Nel corso del Novecento, come sapete, lo Stato moderno, i governi hanno ucciso 180 milioni dei loro stessi cittadini, senza neanche considerare le guerre, al di fuori delle guerre. Il calcolo di Hammer è di 180 milioni di propri cittadini uccisi dai loro stessi governi, per cui effettivamente comprendo che nel 1651 ci potessero essere paure nei confronti della vita create dagli altri, da altri individui disorganizzati, ma questo lo capisco meglio ai nostri tempi, col Novecento che abbiamo alle spalle. Il fondamento, direi, la parte filosofica che sta in piedi relativamente, però possiamo discutere, non è che sia molto elaborata, però c'è questo famoso, nel libertarismo americano, per come si è strutturato, c'è questo famoso assioma di non aggressione, così l'ha ribattezzato Rothbard, quale fondamento della teoria libertaria. Cioè nessuno può violare i diritti altrui, l'unico ordine sociale legittimo è quello che emerge dalla concorrenza e dal rispetto delle altrui prerogative, segnatamente dei diritti di proprietà. Quindi non si può in nessun modo, era già stato formulato da Ayn Rand, questo, quindi, che aveva detto, nessun uomo, nessun gruppo, società o governo ha il diritto di assumere il ruolo del criminale e dare inizio all'uso della costrizione fisica contro alcun altro uomo. Gli uomini hanno il diritto all'uso della forza fisica solo per rappresaglia e solo contro coloro che ne hanno fatto uso per primi. Quindi non si può dare inizio alla violenza. La violenza è però ammessa contro coloro i quali hanno dato inizio alla violenza, il che vuol dire che la posizione del libertario è molto diversa da quella del pacifista assoluto, no? Il pacifista assoluto, alla domanda quando è che si può usare la violenza, la sua risposta è mai, in nessun caso. La risposta del libertario è solo e esclusivamente quale ritorsione nei confronti di chi ha dato inizio alla violenza. In questo senso però qualunque azione dello Stato è considerata un inizio di violenza, coscrizione obbligatoria e rapimento di persona, tassazione, è furto, è rapina e così via. Quindi non c'è dubbio che qualunque azione dello Stato, cioè il punto è considerare lo Stato quale un gruppo di persone che agiscono secondo criteri morali che applicheremo comunque a chiunque. Quindi probabilmente la domanda fu mentre credo, no, se uno riflettesse forse sulla politica, l'antica domanda di Etienne de la Boétie che diceva perché alcuni uomini comandano e altri obbediscono, rimane forse la più profonda e quella alla quale dobbiamo rispondere. Dal punto di vista libertario, che riguarda l'organizzazione di una società, è quando è legittimo utilizzare la violenza fra gli uomini. Che ruolo ha la violenza fra gli uomini quando è moralmente però legittimo utilizzare la violenza e la coercizione? E quindi l'aggressione al patrimonio o all'integrità fisica, diciamo, prendono molto sul serio l'idea dei diritti naturali di avanzare.
avanzata da John Locke, l'unico che ha cercato di difendere il libertarismo contemporaneo su basi utilitaristiche, non difesa dei diritti naturali, è proprio il figlio di Friedman, David Friedman, in quel volume, in quel saggio, si intitola Il macchinario della libertà, che ha avuto un certo successo all'epoca, ma è uno dei pochi casi. In realtà la via preferita è quella proprio di partire dalla difesa proprio di una rivalutazione del diritto naturale moderno che c'è nell'etica della libertà di Rothbard, un libro dell'82 che ho tradotto, per certi versi dal punto di vista filosofico assai confuso, perché poi utilizza una nozione tomista di diritto naturale senza rendersi conto che porta all'esaltazione del bene comune, cioè non che porta necessariamente all'esaltazione del bene comune, ma che storicamente è stata il veicolo della costruzione ideologica proprio del bene comune, di una nozione quale quella del bene comune. Il punto è che all'interno di questa idea di violenza, di utilizzare la violenza solo contro il primo criminale, ossia il primo che utilizza la violenza, non vi sono eccezioni, non ci sono le burocrazie dominate, non c'è il governo, non ci sono gli uomini che agiscono in nome per conto del re e non ci sono gli uomini che agiscono in nome per conto delle assemblee elette. Quindi l'assioma di non aggressione non ha come discriminante un gruppo di individui che si è chiamati Stato, che si fanno, che agiscono in nome per conto dello Stato. È una visione, se vogliamo, che ci riporta a un'epoca premoderna. In fondo, la ragion di Stato di Giovanni Botero del 1589 per la prima volta segna l'assoluta frattura della modernità anche dal punto di vista morale. Cioè, quello che sostiene Botero è i governanti che agiscono per il fine della salvezza dello Stato, non i governanti, la classe politica in generale, sono scriminati anche di fronte a Dio. Lui era profondamente religioso e non è una scriminante generica o agito per la salvezza dello Stato. Botero immagina che l'uomo si trovi, il governo si trovi di fronte al suo creatore e possa utilizzare la ragione di Stato per salvarsi dalle sue malefatte. Quindi questa cosa che almeno fino all'età moderna tutti gli uomini sapevano, cioè la classe politica si comporta male, i governanti si comportano male, ma almeno bruceranno all'inferno, con Giovanni Botero scompare, perché se si sono comportati in maniera malvagia, ma il fine era la salvezza dello Stato, non bruceranno neanche all'inferno, non è sono scritti, sulla terra non sono condannabili. Ecco, direi che la teoria, dal punto di vista morale, la teoria libertaria chiude questo ciclo aperto con la ragione di Stato, non riconosce alcuna moralità superiore. Guardate che se togliamo, diciamo, uno statalismo daccato di piccola rilevanza, lo statalismo vero è quello che presenta Hegel, no? Che presenta non solo la visione dello Stato etico, ma un'eticità superiore del pubblico funzionario, non del pubblico funzionario singolo, ma anche di ogni singolo pubblico funzionario, ma in quanto pubblico funzionario. Cioè si rende conto che non si può creare una visione dello Stato etico senza attribuire un'eticità particolare agli individui che ne fanno parte. Non è una cosa del tutto irrilevante. Oggi noi viviamo con un'idea di un apparato statuale che sovrasta eticamente i singoli, ma con la netta sensazione e concezione del fatto che coloro che ne fanno parte sono assai spesso moralmente inferiori rispetto a coloro i quali fanno parte, al contrario, della società civile. Quindi cosa avviene poi dal punto di vista storico?